Mi dice Andrea di Carcare, che questo Black Trim Restorer, che va applicato con l'apposito tampone, rimette al mondo le plastiche. Ok, vedi la differenza. Questo è opaco perché già ho dato una mano di 1000, ma quando l'ho ritirata la Smart non è che fosse tanto diverso da come è adesso. Poi il risultato è questo, applicando 1000, 1500, 3000, 6000 compound polish. Rupes, pneumatico, RA75, micidiale. Questa è una carta vetrata con grana 1000 della 3M. Per la carteggiatura bagnata, rende la superficie magnificamente liscia. E ancora con le zanzare. Meglio? Allora, questa carta vetrata della 3M Trizac è una B1005, una grana 1005, ha dei piccoli forellini all'interno ed è stata disegnata, studiata per rimuovere i picchi del trasparente, della vernice trasparente, quella quando si crea la buccia d'arancia e noi vogliamo rendere un gloss tipo a specchio della nostra carrozzeria per fare una macchina tipo show car, andare a una mostra, a un evento, e con la 1005 applicata e bagnata e un platorello pneumatico del genere o anche elettrico più grande, andiamo a tagliare i picchi della vernice trasparente. Segue la stessa Trizac 3000, grana che prenderò più tardi, e seguirà ancora la 6000. Questo processo renderà la superficie incredibilmente omogenea. Se ci affacceremo sulla carrozzeria, vedremo direttamente la nostra, il riflesso del nostro viso in maniera molto nitida, lineare, senza queste, diciamo, questo effetto buccia d'arancia. Lo stesso procedimento lo possiamo fare su questi lunotti. Questi sono di un materiale plastico, quindi andiamo a rimuovere i graffi, carteggiamo con le tre grane e poi con compound e polish rendiamo il tutto ancora più lucido. Queste Trizac costano veramente tanto e durano anche poco, però il loro lavoro lo fanno. Tre anni 2000, anch'essa bagnata. Con questa arriviamo dove non arriva il platorello. Quando carteggi, non andare random, vai sempre a incrociare, fai una croce, che se carteggi un po' così come viene, random, poi se rimangono i segni li vedi tutti mischiati. Meglio vedere dei segni dritti a croce piuttosto che tutti disordinati. I residui rimuoviamoli sempre, che potrebbero graffiare durante la carteggiatura. Mila Hockey Trizac. Sempre bagnata. Sistema manuale di rimozione dei difetti di verniciatura. Poche parole, le collature del trasparente, ma anche utilizzando la 2005 o la 3000. Per esempio, vediamo una 3000. Ok, andiamo a carteggiare la zona angolare del lunotto, dove non arrivo col platorello. Ci sono delle interfacce che possiamo utilizzare, una morbida e una rigida, che ci permetteranno di arrivare nei punti desiderati. Questo potrebbe essere un video utile per il mio amico Emiliano Lius. Ciao, quindi considerate che questo matto, che attualmente vive in Spagna, carissimo amico, anche lui di Roma, mezzo matto come me per le macchine, ha preso un muretto con la sua BMW Serie 1 e niente, gli si è chiusa la vena, in poche parole.
deciso che doveva da solo, in mezzo a una strada, senza un garage, senza niente, ripararsi il danno. Alla fine ci è riuscito. Piano piano, tramite, diciamo, seguendo alcuni dei miei video e anche qualche whatsappata di qua e di là, ho dato dei consigli, questo è stato veramente molto bravo a livello manuale. È partito dalla carteggiatura, fondo, base, trasparente, compound, polish, senza avere attrezzi e niente, tutto a mano. Veramente bravo Eli, complimenti. Stesso giochino, stessa scatolina, la differenza è che il paddino è un po' più blu. Non ho una 6000 in questo kit, per cui utilizzo questo dischetto e vado a mano, dove non arrivo. Ho appena rivisto il video che ho fatto poco fa in quella posizione, mi rendo conto che sono un deficiente perché l'audio era pessimo tra il motore d'aspirazione, stavo asciugando dei pezzi verniciati da poco, e il compressore che andava, non si sentiva nulla. Di conseguenza ho spostato il tavolo in questa posizione per farvi vedere meglio che cosa sto facendo. Questo è il lunotto posteriore della Smart. Prima del trattamento le condizioni di questo lunotto erano pietose, perché erano praticamente tutto opaco, quasi giallo, non si vedeva nulla. Per cui mi sono messo in questa posizione per farvi un riassunto velocissimo di ciò che ho fatto io su questo lunotto, che quando ho preso la Smart un paio di mesi fa era in condizioni pietose. Era totalmente giallo, opaco e orribile. Ora, utilizzando le seguenti attrezzature, carta vetrata 3M1000, carta vetrata sempre per wet sand, quindi carteggiatura bagnata 2000, con uno dei miei preferiti Latorelli pneumatici Rupes, l'RA75. Questo. Ho iniziato dalla carta vetrata 1500, che ho spiegato che è appositamente studiata per tagliare i picchi della vernice trasparente. Quando si crea quella buccia d'arancia e vogliamo rendere il gloss più omogeneo, utilizziamo la 1500. Non vi spaventate quando fate il trattamento della 1500, perché diventerà tutto completamente opaco e sembrerà che avete fottuto il lavoro. In realtà non è così affatto, perché passate dalla 1500 alla 3000, che andrà a rimuovere i graffi del taglio della 1500, già vedrete che la situazione cambia leggermente. A quel punto, sempre Trizac bagnata 6000 sul platorello, otterrete il risultato che abbiamo visto poco fa. Quindi una spruzzatina qui, una spruzzatina lì e vado. Che succede a quel punto? Che siamo pronti per dare compound e polish. In questa fase del video farò proprio questo. Questa è la Honey, la numero 2, polish in compound.
adesso l'ultimo step è il polish. Ti faccio vedere come è avvenuto dopo questo trattamento di compound. Beh, non è male per avere 19 anni. Ok, ultimo step, polish. Quindi, la pasta numero 3 della Honey, finishing compound. Allora, questo è il 21 della Bigfoot, che ha un'orbita di 2,1 cm ed è potentissimo. Questo è il Bigfoot Mini, che è comodo per andare in punti dove col Bigfoot comunque non riesci perché è troppo grande, e anche questo è veramente dotato di grande potenza. Sto usando il tampone giallo, che è quello prima del bianco, cioè quasi non il più morbido, ma poco ci manca. Finish compound, polish compound. Questo è il finish, quindi la 3 della finish. La 3, quindi, che è, questo è un finishing, un polishing, però di finitura. Vado negli angoli, non arrivo con quelli grandi, arrivo con il ibrido. Eccolo qui. Mettiamolo a terra, magari si vede meglio. Come puoi notare, di graffi ne sono rimasti veramente pochi. L'effetto è pretty shiny, abbastanza brillante, devo dire. E io sono molto contento del fatto di non averli comprati nuovi, né tantomeno di averli verniciati. Questo è il risultato che ho ottenuto usando la carta vetrata 1000 bagnata, la 1500 Trizac, la 3000 Trizac, la 6000 Trizac e poi compound e polish. Prossimo step, fari anteriori e fanali. Il video termina qui. Se ancora non l'avessi fatto, iscriviti a questo canale, fammi sapere se ti è piaciuto il video mettendo like e lasciami un commento se avessi bisogno di qualunque tipo di chiarimento o informazioni al riguardo. Ciao!